porta anche. E dimmi che cos'è? Guarda, se lei guarda. Non ci sono persone davanti. No, stanno bene, guarda. Posso praticamente hanno ammazzato mia figlia, era un agente di polizia penitenziaria. È entrato in ospedale, con il codice verde, a 30 euro, non è andata a morte. C'è stata un'interrogazione parlamentare. Ma io la conosco questa storia, perché ci sono dei nostri colleghi. Hanno parlato, seguita, sì, no? C'è Francesco Cariello, c'è anche è stata presentata già un'interrogazione. No, ma io quello che voglio che voi portate anche all'attenzione, che non si può morire in Italia per una colica renale. Qui c'è, ci sono le istituzioni che ci hanno lasciati soli. Io sono un uomo distrutto dal dolore. Non c'è né il presidente della regione, né l'assessore, non si è mai presentato in trasmissione anche per venire a rispondere del grave reato. 27 anni. 27 anni mi hanno distrutto. Lei ha fatto 40 giorni e notte per lavorare al San Vittorio di Milano. Chi è che l'ha fatta? Cariello, no? No, è stata presentata dall'Alessandra Musolini tramite Cariello, sì, al Senato. Però Francesco Cariello la sta portando avanti alla Camera, perché sono sei mesi che non rispondono, che non abbiamo l'esito dell'autopsia. Sei mesi è entrata con il codice verde mia figlia, me l'hanno ammazzata, era un carro armato da lavoro. Non si può più permettere che si muori in ospedale così. Guarda, questa era mia figlia. Chiedo scusa, perché sono un padre indignato dello Stato. Lo Stato ci sta dichiarando guerra a noi cittadini, perché io che devo fare dopo sei mesi che non so come è morta mia figlia? Sei mesi, 20 medici indagati, 20 medici. È entrata con una colica, una banalissima colica renale. Ed è molto importante questo, io voglio portare, perché i media responsabili, corresponsabili con lo Stato mafioso, perché non mi hanno dato la possibilità, 30 secondi fanno passare il messaggio che si può morire in Italia, è una cosa normalissima, nessuno mi ascolta e io sono arrabbiato, perché dopo 30 anni di lavoro e di sudore il resto della vita mi rimane di fatto di sofferenza, e questo non lo dobbiamo permettere più. Comunque, io voglio che voi lo portate all'attenzione questo fatto qua, perché se a me i medici che dicono che non andrà nessuno in galera, non andranno in galera, io dichiarerò guerra allo Stato e lo farò da solo, dichiarerò guerra allo Stato, perché voglio giustizia. Se loro chiedono la pace, non ci può essere la pace se non fanno prima giustizia, mia figlia. Va bene? E quindi io sono stato anche candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, portavoce del mio paese. Comunque ti diamo una perché mano. Io le ho sempre combattute questa ingiustizia, perché qui c'è uno Stato fatto di corrotti e corruttori, se ne devono andare tutti via. Ciao.